Per la prima volta il carnevale di Larino ha ottenuto il riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali dedicato ai carnevali storici d'Italia premio, riconoscimento all'impegno che negli anni si è consolidato, quello dei giovani del carnevale larinese che con impegno, sensibilità e grande passione continuano a condividere questa tradizione. Quest'anno saranno due le sfilate per la prima volta del carnevale di Larino, ma prima di questo grande evento, di questi grandi eventi, l'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Larinella ha voluto organizzare dei laboratori, dei corsi di formazione, dedicati proprio ai giovani del carnevale larinese. Qui a Larino i maestri cartapestai dei carnevali di Putignano e di Viareggio e quindi un'occasione di confronto, di crescita e miglioramento qualitativo. Restate con noi e entrate insieme a noi nel laboratorio in questo grande cantiere. Sergio Verratti, una giornata, anzi più giornate di formazione per consolidare e migliorare la qualità dei carri del carnevale larinese. Sì, oggi è una giornata molto importante per noi perché innanzitutto colgo per l'occasione per ringraziare sia il comune che l'associazione Larinella che ci ha convocati per questo confronto e per approfondire delle dinamiche sul carnevale, su come realizzare i carri. Eh, Oggi c'è il Maestro Mastrangelo che ci dà delle delucidazioni dettagliate sui vari processi per la realizzazione di, dei vari dei carri, no? quindi è importante, è importante perché loro sono dei professionisti, lo fanno come lavoro. Noi lavoriamo, lo facciamo con passione, lavoriamo due ore al giorno, mezz'ora al giorno, abbiamo tutti un lavoro, quindi non siamo preparati come loro perché lo fanno. È anche vero che abbiamo tutta la voglia di eh, crescere, imparare e eh, ne attesta la presenza qua di tutti noi. Incontriamo Paolo Cacchione per voi giovani del Carnevale larinese, un'occasione di confronto, crescita e quindi anche ascolto di tante tecniche. Sì, senza dubbio, eh, infatti ringraziamo l'associazione Larinella e l'amministrazione comunale per questo incontro che mh, come sappiamo è strutturato in due incontri, il primo con il maestro cartapestaio Paolo Pastrangelo, mentre il prossimo sarà il 27 e 28 con il maestro Cinguini da Viareggio. Senza dubbio è una grande occasione per noi ehm, recepire le tecniche lavorative di chi tra virgolette, è più avanti di noi a livello qualitativo come manifestazione. Speriamo quindi di cogliere tutti i punti essenziali e quindi di poter migliorare anche la nostra manifestazione. Incontriamo Francesca Di Paolo, voi ragazzi siete impegnate in particolare per l'organizzazione delle coreografie dei balletti ma chiaramente seguite anche l'allestimento dei carri. Oggi un'occasione di formazione e di crescita. Certo, per noi è molto importante questa festa, siamo molto appassionati, quindi nonostante facciamo parte del gruppo coreografico siamo sempre presenti anche con i ragazzi a dare una mano per quel che riusciamo. Quindi fervono i preparativi per il carnevale? Certo, siamo, siamo pronte diciamo, dai. In occasione di questi laboratori siamo con Paolo Mastrangelo, maestro cartapestaio del carnevale di Putignano. Qui a Larino, una storia che si tramanda tra le generazioni. Vedo ragazzi, molti ragazzi appassionati, quindi a questo. A questo... Questo lavoro qua per noi è un lavoro, per, lui sicur per loro sicuramente è, è un hobby, ma c'è tanta passione comunque. Si vede che hanno eh, diciamo proprio l'amore verso il, il carnevale. La storia della tua famiglia è relativa proprio ai carri. Allora, diciamo che noi partiamo, mio padre parte con il carnevale sin, sin, sin da piccolo, quindi con le maschere di carattere a Putignano. E, e niente, quindi, prima c'era la trafila, quindi, bisognava fare la prima maschera di carattere, il carro di seconda, per poi arrivare al carro di prima categoria. Quindi, dopo. Uh, diversi anni che ha fatto maschere di carattere uh, ha fatto per 5 anni più o meno carri di seconda categoria fino ad arrivare nel 1991 quando ha, uh, ha preso il primo premio in seconda categoria e quindi c'è stato il salto in, uh, nella massima categoria uh, dopodiché sono, sono venuto io e quindi per me diciamo che il mio, il mio gioco, il mio tempo libero era stare all'interno dell'hangar, all'interno del capannone comunque di, di mio padre. Chiaramente da piccolo era solo un gioco, un divertimento, un fare eh, anche a volte danni più che, più che, che cose buone. Eh, però sentivo questa questa cosa comunque dentro che, che mi prendeva, che mi appassionava nel creare, nel costruire comunque cose che, che, che non esistono, che solo l'immaginazione può arrivare. No? E quindi ho incominciato a indirizzare anche gli studi verso quelli che sono questo campo qua, quindi facendo prima l'Istituto d'Arte e incominciando a frequentare anche l'Accademia delle Belle Arti a Bari. Um... Diciamo che da anni ormai eh, lavoriamo insieme, praticamente facciamo dal progetto all'ultima all pennellata di colore eh, lavorando insieme ed è una collaborazione bellissima che ci sta portando veramente tanti risultati. Quali sono i passaggi nell'allestimento di un carro? Inizialmente, la pr primo, il primo passaggio, la prima, cioè, diciamo, la prima fase è l'idea, è il progetto, che per me è la fase assolutamente eh, più bella perché il carro noi ci vertiamo a, a progettarlo, a, a, a studiarlo, è una scommessa con noi stessi se quella cosa che tu hai in mente possa funzionare o meno. Quindi non è un né uno sfogliare giornali né uno sfogliare internet assolutamente eh, nulla di questo ma progettare un qualcosa che comunque non esiste. Quindi questa è la prima fase. Um, Dopo quindi il, il bozzetto eh, che eh, chiaramente non, non ne viene fatto solo uno ma le idee sono tante che vengono messe su, su foglio, su carta, eh, sono tante quelle che vengono anche gettate per arrivare a quella che ti piace, a quella che pensi che lì sul corso mascherato può dare il massimo. Una volta fatto il bozzetto si passa al bozzetto tecnico quindi dove comunque ci aiuta uh, con le proporzioni, ci aiuta con le varie strutture, con i vari movimenti e, e solo dopo finalmente si incomincia a, a mettere mani, quindi a lavorare praticamente su quella che sarà l'opera. E tra i giovani del Carnevale Larinese incontriamo Stefano La Serra, un laboratorio, una giornata di confronto con Paolo Mastrangelo per approfondire e affinare le varie tecniche utilizzate nell'allestimento dei carri? Certo, sicuramente questa è un'ottima un occasione che abbiamo avuto. Ringraziamo per questo l'Associazione Arinella e l'amministrazione che ci ha dato l'opportunità per far venire un maestro cartapestale di Putignano così, eh, per spiegarci al meglio delle tecniche che noi ancora affiniamo per bene come eh, la colata in gesso, che abbiamo diciamo, usato da pochi anni e per quanto riguarda la lavorazione della cartapesta e anche ehm, la parte artistica per quanto riguarda l'argilla, proporzioni e, e roba del genere. Diciamo. Un impegno che si è consolidato negli anni per tutti voi? Certo, noi ci mettiamo il massimo impegno per far crescere questa manifestazione ci stanno dando l'opportunità e speriamo che col tempo anche chi ci circonda riesca a capire l'importanza di questa manifestazione e farla crescere insieme a noi. Quei giovani cosa vi spinge no? a continuare a condividere questo carnevale che negli anni no, si è sempre più affermato, ora ha avuto anche il riconoscimento dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali? Qual è diciamo, il valore aggregante? Sicuramente è lo stare insieme tra i ragazzi. Eh, fare una cosa in comune e arrivare a un obiettivo già è una grande cosa poi eh, penso che le basi per tutti i carnivali sono sempre le stesse la tradizione e la voglia diciamo, di spingerci verso questo eh, mestiere, questa arte Per chi volesse avvicinarsi anche tra altri giovani può chiaramente partecipare Certo, noi naturalmente abbiamo sempre i capannoni o i candieri sempre aperti per nuovi eh, apprendisti e quindi invitiamo, rinnoviamo l'invito a, a contribuire alla realizzazione dei carri e della manifestazione.